Buongiorno, buonasera, buon pomeriggio. E siccome è uscito, Ovviamente ieri Black Ops 3. ho detto facciamo una partita su Black Ops 1. First room facciamo, perché su Kino del Tore sono una partita sempre a 97 ore, perché è di una facilità. No, mica ti devi stupire. No. Dopo torni bene. Micia. Micia. Un momento. Ok, ci siamo. Siamo vincolati. Forse no. Gioco le partite serie sempre Nicolai. Adesso che faccio una first room, il grande Eddie. Chiamo Eddie. Mamma mia, come sa coltellare in maniera odiosa proprio. Comunque è uscito da Copster. E come dire, lo prenderò, sì, per PlayStation 3, perché io ho quella. Però non c'è la campagna. Cioè c'è, ma non su PlayStation 3. Questa cosa non mi va molto a genio, perché la campagna la gioco. Ci sia. Penso che vuoi far vedere la grafica potente PS4. Guardai, poveretti quelli su PS3. Cos'è sta mafia? Vi aspetti visivi. Grande. Gli aspetti visivi è sempre l'ambientazione. Avevo visto 10 minuti di Shadow of Evil. Ciao zombie. Ciao. Quando mi switch. Starei parlando. Io mentre ho visto 10 minuti di Shadow of Evil, l'ambientazione è bella. Voglio dire, mi piace. Il problema è che sarà una di quelle mappe complesse della serie, monta questo, monta quell'altro per fare i guardalti. E questo già mi piace di meno. Non che sia una cosa brutta, però che il giocatore medio piace, però cispole, io voglio giocare a zombie, non è che voglio stare lì a montare le cose come in Minecraft. Ci sarà la spadina, potrebbe essere una cosa interessante. Poi The Giant, ovvero il remake di Dark Gris. Deve essere deliziosamente giovane. Me l'ho fatto male. E quindi? Sì. Wow. La morte mi chiede.
Pensavo che era grande 4. Non è piacevole. Morite male. Allora, Brown the Giant, che è il remake del Gris. Ok, adesso è il capo di morire. Mentre hanno fatto tutto il livello. Povera il cucciolo. E tu sei lì che dici, cavolo, questa mappa è uguale a The Gris originale. E tu sei lì tranquillo. E tre volte te lo dico. E no, è proprio qui no, eh. Allora. Tu sei lì tranquillo che giochi la tua leggiaia, conosco la mappa, tanto l'ho giocata solo per tua. Quindi tu sei lì. Poi quali sono quei piccoli problemi che da tradizionalista quali sono? Non mi sono piaciuti. Per esempio il fatto che i perk non sono proprio tutti nello stesso posto. Ci hanno messo il calcio del muro, vabbè. Volete mettere sul calcio del muro, mettete sul calcio del muro. Il problema è che hanno messo il calcio del muro al posto della double tap. No. Se non riesco più a giocare, scusate. Più felice. Allora, hanno messo la double tap. Hanno messo la double tap al posto del Jagger. E già questa è una cosa che messo la double tap al posto del Jagger, e già questa come cosa non è che mi aggradi molto, perché tu vai lì tranquillo, Dio, prendo il Jagger, ma c'è la double tap, poi c'è il calcio del muro al posto della double tap, il quick revive messo a caso nella stanza del Thompson, non si sa perché, non si sa per come, siamo di nuovo Randy, quindi la seconda partita ci sta. Sì, sì, bisogna far tornare la corrente. Poi che altro hanno fatto di molto male? No, la speed core l'hanno lasciato lui. Ah sì, giustamente il Jagger ha portato il quick revive. Completamente a caso. La resurrezione del meno alta. Cioè, sono lì. Ok, ma questo è la cosa minore, vabbè, ci hanno messo le cingomme, vabbè, quelle ci sta che raggiungi. Ma la cosa meno grave è questa. La cosa più grave è quello che hanno fatto alla Wunderwaff. Tu giocavi sul Wunder Trigger, eri lì tranquillo, dicevi, oh, questa arma shotta all'infinito, è fighissima, la potenziavi, ti shottava tutto il gruppo di zombie. Se eri pirla e ti sparavi addosso, prendevi il Jagger, però ci sta. E il problema è, però qua non ci
che era pure sulla 106 del Wunderwaffe, che sto pensando alla figuraccia che ho fatto prima. I zombie non corrono! Poi su Jacobs 1 hanno detto facciamo un remake delle mappe di Mario. Alla gente piacciono. Il problema sì, alla gente piacciono i remake delle mappe di World of War, però che siccome si gassavano su Black Ops 2, cioè abbiamo la fulminante, l'arma che piacerà a tutti, che si guarda anche. Sto cercando di fare un discorso sensato. Io ho detto, siccome abbiamo la fulminante, facciamola tutta figa, tutti useranno la fulminante, sfottiamo la Wunderwaffe. Il sangue! Che verrà finito! Ed è quello che hanno effettivamente fatto, perché la Wunderwaffe non toglieva più il Jugger. E qua un miglio di persone si sono bagnate. Il problema era che non shottava più all'infinito. Cioè no, shottava all'infinito, scusa, però anche se lo potenziavi, più di 10 zombie fuori non ti faceva. Quindi tu dicevi, sì, ma è meglio la fulminante perché almeno ti uccide tutto il gruppo. Su Black Ops. Poi nessuno l'ha più vista. Stava lì tranquillo, a farsi i fatti suoi. Su Black Ops 2 non l'hanno rimesso. Non farò un altro Forest Go, andrò dall'MP40, sfida dell'MP40, sapevo di farti più grande. Quindi stavo dicendo, su Black Ops 2 non c'è, proprio deluxe, e poi su Black Ops 3 giustamente facciamo il remake del Vis, quindi ci mettiamo l'arma tipica, la Wunderwaffe, e tutti il ritorno della Wunderwaffe, ce la godiamo, ce la godiamo. Il problema è che non è la Wunderwaffe, è l'SMR che ha fatto un figlio che si è vestito da Wunderwaffe per carnevale. Sono musica per le mie ore. Oh! Forse dovevo guardare dietro. Sono state le voci a dirti di salvarmi? Ti ho fatto male? Spero proprio di sì. Munizioni al massimo, eh? Ah sì, è l'SMR che ha fatto un figlio e si è vestito da Wunderwaffe per carnevale. Questo sei tipo lì tranquillo, dici, oh la Wunderwaffe, ti fai il gruppo, spari un colpo e non succede assolutamente niente. Cioè, ti dà i punti, come per dire, cavolo li hai presi, però non succede niente. Ho fatto il giro lungo, lo so. Però stanno lì tranquilli a farsi i fatti loro. Poi ne spari un altro e si azzoppano. Si azzoppano. La Wunderwaffe. La resurrezione del meno adatto. La Wunderwaffe che fa gli zoppi. Dove si è mai vista sta cosa? La Wunderwaffe che fa gli zoppi! No! La potenza è uguale! Ma ha detto di non fare più del male agli animali! Cioè...
Una cosa che mi lascia molto stupito. No, corri per la tua vita, Abby. Corri, Abby! Corri, Abby! Mamma mia. Fortuna che ho detto che tiro del contorno era facile. Cioè, è facile quando vai a girare. Mi piacerebbe portare anche Five. No, Five è una mappa arcana. Ma guarda! Cioè, nel senso, prendi... Cioè, all'inizio tu fai il setup. Quanto cazzo è figo l'MP40? Ti ho messo anche il riflesso. Oh. Non l'avevo mai fatto, perché quello MP40 non lo prendo quasi più. Quindi stavo dicendo, sì, di Five. La parte facile è facile, non è vero. Non ci so con la testa. Sto giocando talmente male. La parte difficile è facile. Ovvero quella quando arrivi sotto e giri. Quella è facile. Miracolo! Ma dai! Era un escape bellissimo! Mi era anche andato via il sogno del colpo! Bug maledetti! Facciamo 7 round anche stavolta! Cioè potete tranquillamente aprire e andare a prendere il charger. La serie no comment questa, veramente. Non parlo neanche più di Five, non parlo più di niente, pubblico sto video perché non ho niente da fare. Si può sopravvivere, secondo me è bello. Cioè, giri qua. Ecco, forse adesso ci muoio. Ci lo stiamo morto. La morte mi chiama. Ci giri bene con il Jagger, ecco. Perché senza non è molto bello. Va bene, non sono state belle partite, veramente. Proprio no. 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 Se facevo una partita normale era meglio. Di nuovo Eddy. Di nuovo Eddy, no, mi spiace. Oddio. Di nuovo Eddy. 3 volte di fila non l'ho mai preso in vita mia. Perché la vita è crudele. Vabbè, quello che dovevo fare l'ho fatto. Arrivederci.